E per RKO dall'altra parte del telefono c'è Doriana Tozzi. Come stai, Doriana? Ciao Carlo, ciao a tutti. Bene, grazie. Cioè, per quanto si possa dire bene in questo periodo, insomma. Certo, certo. Parliamo di libri, perché noi ci siamo sentiti un po' di tempo fa per parlare della prima parte, ecco, di questa tetralogia, no? Sì, esatto. Allora, no, spiega un po', ecco, spieghiamo agli ascoltatori di cosa stiamo parlando. Fallo tu direttamente, è inutile che lo faccia io. Assolutamente. Allora sì, è una tetralogia, ovvero saranno quattro libri, tutti dedicati al mondo delle canzoni, e infatti ho creato, tra virgolette, un mondo immaginario con le storie delle canzoni, che si chiama appunto B-Side, uh-huh. E per cui il titolo proprio della tetralogia è B-Side, l'altro lato delle canzoni. Ci siamo sentiti l'anno scorso, certo, per il volume Autunno, in cui c'erano racconti liberamente ispirati a canzoni del rock alternativo italiano, e quindi oggi invece ci ritroviamo per il secondo volume, che ovviamente è sottotitolato Inverno, perché appunto, certo, le stagioni in ordine cronologico, e la stagione dell'inverno l'ho immaginata per umori, per colori, per suoni anche. L'ho immaginata più affine al mondo dei cantautori, sempre cantautori, okay, italiani, e ho cercato ovviamente di selezionare anche in questo caso cantautori un po' più recenti, comunque della scena più o meno recente. Ho visto che c'è anche la prefazione di Ernesto Assante, sono anche saluto, approfitto per salutarlo. Esatto, sì, 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 un grandissimo onore mi ha fatto con questa prefazione molto interessante. L'altra volta c'era la prefazione di Rossano Lomele, come ricorderai, sì, sì, sì. E questa volta Ernesto Assante. Sono stata proprio fortunata ad avere questi accompagnamenti di prefazione. Volevo chiederti, questi, ecco, parlavi di racconti, no? Ce ne sono 21, mm-hmm. Poi parlando di cantautori, ho visto Levante, Brunori, Diodato, sì, cioè, insomma, Molteni, però volevo chiederti, ecco, rispetto all'autunno, no? C'è mm-hmm. una differenza con quel libro, visto che ci sono, ecco, storie nelle storie, spiegami questo passaggio. Sì, allora in realtà non volevo ripetermi, perché ovviamente rischiava poi l'operazione, essendo in quattro volumi, di diventare appunto un po' ripetitiva, per cui ho voluto dividere le mezze stagioni, come si suol dire, che non è vero che non esistono più, nei miei libri ci sono, dalle stagioni tra virgolette principali, come chiamarle, quindi appunto Inverno, e succederà poi lo stesso, già lo anticipo, succederà lo stesso nel volume Estate, che sarà l'ultimo volume. E questo che cosa vuol dire? Praticamente nel volume Autunno i racconti, per quanto legati tra virgolette dall'ambientazione, che come dicevo prima sarebbe questo mondo di immaginario di B-Side, comunque erano racconti a sé stanti, per cui tu potevi aprire a pagina 50, poi tornare indietro a pagina 20, poi andare a pagina 80, non cambiava nulla, perché ovviamente ogni racconto era una storia a sé. Invece in questo caso, nel caso di Inverno, ho voluto legare tutti i racconti tramite un personaggio unico, che quindi ci accompagna dalla prima all'ultima pagina, che diciamo vivrà all'interno delle storie e delle canzoni, proprio fisicamente anche all'interno, perché tutta la storia è ambientata in un palazzo, anche questo ovviamente palazzo immaginario, mm-hmm. e ogni appartamento corrisponde a una canzone, quindi questo permette di ovviamente avere un libro di racconti tra virgolette, purtroppo insomma, in questo caso tra virgolette, perché come dicevo prima non sono racconti a sé stanti, che comunque rappresentano gli incontri in ogni singolo appartamento, e però di avere anche una storia collegata, perché questo personaggio appunto gira per i vari appartamenti fino alla fine del palazzo, fino alla terrazza, con un finale a sorpresa che naturalmente non sveliamo. Ok, ma se dovessi farmi un esempio di racconto, tipo un accenno? Un esempio di racconto... Ma allora, diciamo che essendo appunto un palazzo ed è diviso per piani, il primo piano ci sono cinque racconti, e si comincia quindi con questo personaggio che ha l'impressione, poi si capirà perché, di avere una certa missione, per cui il primo appartamento in cui entra è ispirato alla canzone Signora Luna di Vinicio Capossela, uh-huh. grandissima, bellissima canzone, e quindi per esempio lui incontrerà proprio l'immaginario personaggio di questa canzone, quello che proprio canta la canzone di Capossela, il personaggio appunto della canzone di Capossela, che sarà nel caso del libro un vecchio rugoso che dà l'impressione di avere mille anni e che è molto critico nei confronti della gioventù di oggi. Fantastico. La considera troppo superficiale, la considera considera i giovani persone che vanno troppo di fretta, che non si soffermano sulle cose importanti della vita.
quindi per fare un esempio, diciamo, questo okay. È un caso. Mi stai facendo incuriosire, però tra l'altro hai detto una cosa poco fa interessante, perché effettivamente tu attraverso questi racconti, visto che non hai lasciato il tuo, lo chiamo vizio, però insomma è una parte bella della tua scrittura, non abbandoni mai i temi ecosociali, no? Ci sono tanti riferimenti diversi, soprattutto anche sulla violenza sulle donne, per esempio, insomma ci sono tante cose interessanti che passano tra le righe e non tanto tra le righe, dei appunto di questi racconti. Sì, assolutamente, penso che sia una delle parti fondamentali comunque di questa serie di libri, perché altrimenti, non lo so, mi risulterebbe troppo superficiale, cioè per carità le storie delle canzoni sono comunque possono essere simpatiche, possono essere più profonde, comunque sono storie importanti, però potrebbero essere soltanto, cioè qualcosa che rimane lì un po' con la canzone, no? Invece se all'interno del racconto, potendo approfittare della libertà che ti dà appunto la scrittura, approfondisci temi che comunque partono sempre ovviamente dalle parole delle canzoni, secondo me ha anche più significato fare un'operazione del genere, sprecare, consumare pagine e carta stampata, per almeno che abbia un senso, abbia una ragion d'essere. A questo punto, insomma, beside l'altro lato delle canzoni, stiamo parlando di inverno, il libro dove può essere, ecco, comprato, letto, dove? Sì, allora si trova ovunque, sia in internet sui vari siti Amazon, IBS, Libreria Universitaria, eccetera, e sia, siccome è distribuzione Arcane Edizioni, quindi anche nelle librerie Mondadori, Feltrinelli, tutto il circuito, insomma, della distribuzione di Arcana. Perfetto. Daniela, io a questo punto, insomma, spero, ecco, ormai è appena iniziato il nuovo anno, speriamo che qualcosa stia per cambiare, ovviamente rinnovo il mio invito a venirci a trovare in studio nel Teatro Kismet, quindi sarà... Infatti, speriamo. Sarebbe... Perché purtroppo ho cominciato a pubblicare questi libri praticamente a ridosso della pandemia. Esatto. Quindi ho fatto una sola presentazione dal vivo del volume precedente, questo qui ovviamente è uscito a dicembre, quindi siamo... eravamo in piena zona rossa, ora insomma da capire, ma sì, speriamo di poterci muovere più facilmente. Una curiosità prima di salutarti, ma i prossimi libri sono già pronti o devi ancora lavorarci su? No, devo ancora scriverli, però okay. Ovviamente il progetto c'è, quindi primavera già ti so dire che parlerà della musica dei Figli dei Fiori, cioè più che parlerà sarà, come in questi casi, ispirata a canzoni del periodo dei Figli dei Fiori, e estate sarà sul punk rock. Bellissimo, va bene. Daniela, io ti ringrazio, buon lavoro, a presto. Grazie a te Carlo, ciao a tutti.